Agriumbria, manifestazione di riferimento per il centro-sud Italia, territori evocati alla coltivazione della vite e dell'olivo, senza dimenticare però che ci sono spazi importanti anche per il campo aperto. E allora la Nobili, che alle tre giornate di fiera qui a Bastia è ormai di casa, ha portato le ultime tecnologie per il vigneto, per il frutteto, la manutenzione dei terreni con una grande attenzione anche al biologico e alla sostenibilità. Matteo Zenzani, Commerciale Italia, io ho riassunto un poco così il vostro spazio. In effetti qui abbiamo le trince, il mondo trincia, con delle novità interessanti, novità che abbiamo visto ad EIMA ma che vengono per la prima volta presentate in questo contesto. Esatto, abbiamo portato quello che è la nostra evoluzione in tema di attenzione all'ambiente, in tema di attenzione all'ecologia e al bilancio ecologico all'interno delle lavorazioni in vigneto e in frutteto. Presentiamo qua per la prima volta ad Agriumbria la nostra spollonatrice meccanica e diserbatrice meccanica. Nobili storicamente è costruttrice di qualsiasi tipologia di trincia per utilizzo in vigneto e frutteto. Abbiamo deciso di andare ad applicare uno strumento che ci mancava effettivamente per completare due passaggi, due lavori in un unico passaggio all'interno del vigneto. Una spollonatrice meccanica che diserba anche meccanicamente, andando a eliminare in un solo passaggio due problemi in maniera del tutto meccanica e quindi ecologica. Sicuramente per noi è un attrezzo molto importante perché va a riassumere quelle che sono le esigenze moderne, ottimizzare i tempi, ottimizzare i passaggi e l'attenzione all'ambiente. Per voi l'Umbria è il centro Italia, visto che sei Commerciale Italia, che mercato è? È un mercato importantissimo, questa fiera lo sta dimostrando anche in questa edizione qua, raccoglie da tante regioni limitrofe all'Umbria le attenzioni e le richieste degli agricoltori. È una fiera di riferimento, è una fiera molto importante, centrale per l'Italia. Il mercato umbro è un mercato veramente molto interessante perché si è andato a specializzare negli anni con una vocazione viticola e una vocazione per la coltivazione dell'ulivo molto molto importante, riconosciute ormai a livello internazionale, e quindi per noi è molto importante esserci ed esserci in maniera ufficiale come in questa edizione per essere vicini a questo mondo che offre sorprese tutti gli anni. Sempre al mondo dei vigneti e dei frutteti sono dedicati, Nobili ha riservato ovviamente gli atomizzatori, un'altra parte importante della produzione. Qui alle nostre spalle è una serie di atomizzatori che coniugano quella che è un'ottima qualità con un prezzo sostenibile, però perché sappiamo che in questo periodo a maggior ragione gli agricoltori devono farsi i conti in tasca. Mauro Ferretti, Commerciale Italia, è così? Sì, hai detto bene, alle nostre spalle abbiamo il nuovo atomizzatore PDF G2, G2 sta per generazione 2, quindi una macchina nuova con telaio e cisterna innovativi, che rientra nella filosofia aziendale, cioè di coniugare un'ottima qualità a un giusto prezzo e di consegnare al mercato, agli utilizzatori finali, una macchina che risponda alle esigenze del momento ma che sia anche aggiornata per i prossimi anni. Infatti su questa macchina abbiamo già le omologazioni europee S1 che ci consentono quindi di viaggiare a pieno carico senza impianto frenante come da normative, e poi tutte le normative che speriamo ormai siano passate all'agricoltore finale anche nel valutare la nostra macchina rispetto alle altre, quindi il sistema di bypass per il lavaggio dell'impianto anche con cisterna piena come da normativa CE 128 dell'anno 2009. Altre caratteristiche importantissime sono la pompa in cataforesi, l'ingrassaggio cardanico che nella vecchia serie non era presente, qui addirittura è presente doppio, cioè sia davanti che dietro. Nell'omologazione stradale europea un'altra novità è quella che possiamo come organo di traino utilizzare anche dei timoni che si possono abbinare ai tre punti del trattore e non più soltanto al gancio di traino della trattrice stessa.
comandi meccanici, manuali o elettrici, che però garantiscono sempre i ritorni compensati, quindi la perfetta simmetria di erogazione lato destro e lato sinistro della macchina, e correttore d'aria, frizione, getti doppi, una zincatura fatta in modo molto professionale, pneumatici 10.080 che sono già dei pneumatici di livello. Queste sono le caratteristiche principali. Il design della cisterna aiuta molto tutte le operazioni di manutenzione ordinarie della macchina, quindi l'accesso alla pompa. Abbiamo cominciato parlando di attenzione alla sostenibilità e qua direi che abbiamo proprio gli esempi. Matteo Montanari, ricerca e sviluppo Nobili, e qui davvero sono questi atomizzatori, questa serie 20 è stata progettata proprio con l'obiettivo di essere sostenibile. Esatto, l'obiettivo della serie Ventis, che è già da qualche anno nella nostra gamma, è quello di comunque aumentare la copertura fogliare sui trattamenti delle colture, che siano vigneti, che siano frutteti. In particolar modo portiamo qui a Bastia Umbria il sistema elettrostatico che riusciamo ad applicare su tutte le nostre testate, che ci dà la possibilità di aumentare ulteriormente la copertura sulle foglie, e questo ci dà la possibilità di ovviamente risparmiare dei prodotti fitosanitari e di fare un trattamento nel miglior modo possibile, facendo in modo che preserviamo l'ambiente da perdite di prodotto per terra e anche per deriva. Non a caso Tecno Ecology il vostro claim, e con questo obiettivo, quello un pochino il filo conduttore sul quale tutti voi del reparto ricerca e sviluppo state lavorando, lavorerete anche per i prossimi prodotti. Esatto, abbiamo comunque questo filo conduttore che è la sostenibilità e l'ecologia, e a partire dai diserbi meccanici sui vari ambiti, che sia il vigneto, che siano le foglie di patata, arrivare agli atomizzatori, in cui cerchiamo proprio degli strumenti da dare agli agricoltori del presente e del futuro per far sì che preservino l'ambiente e utilizzino le macchine in maniera più appropriata, ma con alta efficienza e sempre con un occhio sulla sostenibilità e sugli aspetti ambientali.